Abbiamo la fortuna questa volta di cominciare la rassegna della nostra associazione, gloriosa associazione Sono Immagine Onlus, che parte quest'anno il 4 dicembre con il concerto di un grande artista. E ve lo presento, è qui con noi già, si chiama Flavio Cucchi ed è un chitarrista conosciuto in tutto il mondo. E quindi un applauso a Flavio, che vedo. Flavio, fai un segnale così si capisce. Allora, Flavio ha diciamo, una grande carriera in corso ed è cominciato da giovanissimo e ha al suo attivo tanti dischi che sono tutti, no? Credo, pubblicati. Anche presenti su Spotify, ha un repertorio molto grande, suona in tutto il mondo, ultimamente particolarmente in Asia e Cina. E quindi noi entriamo nel mondo della chitarra. Il mondo della chitarra, voi sapete che per ogni strumentista lo strumento è il suo ambiente naturale, una specie di, come dire, sistema solare, no? In cui si svolge la propria vita, la propria ricerca. La chitarra è impiegata in molti modi, come tanti strumenti, però diciamo, ha avuto una popolarità particolare perché si è diffusa come pop, come rock, come jazz, come in tutti i modi possibili e immaginabili. La chitarra classica, secondo me, che un po' ho suonato la chitarra, un minimo l'ho conosciuta, e la chitarra classica è quella di chi conosce lo strumento, di chi sa diciamo, svilupparne le possibilità, no? Cioè la polifonia, sei corde che fanno, diciamo, che hanno la possibilità di rappresentare anche un'orchestra, volendo. Flavio lo sa bene perché Flavio è anche un trascrittore. Nel suo grande repertorio ci sono tante trascrizioni di grandi autori, di opere che sono state scritte per orchestra oppure di concerto per liuto e orchestra, come in questo caso il prossimo concerto di Vivaldi, no? Che suonerà. Ed è un mondo meraviglioso quello della chitarra che naturalmente solo un chitarrista può spiegare, può raccontare, può rappresentare. Quindi io per il momento do la parola a Flavio e lo prego di introdurci al mondo della chitarra. Diciamo, sfugge ai più, forse perché la chitarra classica è una specialità che magari in questo momento è meno frequentata di altre forme di espressione della chitarra, ma invece è quella che rappresenta veramente la musica che con la chitarra si può fare. A te, Flavio, grazie. Bene, grazie alla presentazione, Lorenzo. Tanto comincio col dire che è la prima volta che faccio una cosa del genere, quindi vediamo un pochino come me la cavo. Ho pensato a cosa dire e ho pensato di presentare la chitarra, di spiegare come funziona la chitarra in qualche modo, quali sono le caratteristiche specifiche dello strumento. Ora Domenico mi scuserà, dico cose banali per lui perché è chitarrista, però per gli altri magari non avevano pensato a questo modo di fare. Allora, perché la chitarra è così versatile che rende possibile fare trascrizioni, come diceva giustamente Lorenzo, da strumenti diversi, eccetera, eccetera? Io ci ho pensato, perché io in questi 2 anni, in particolare anni horribilis della pandemia, ho avuto molto tempo libero e ho fatto un sacco di trascrizioni. Allora, cos'è che permette alla chitarra di fare facilmente, abbastanza facilmente trascrizione, pur essendo limitata in tanti modi, poi ne parleremo, è il fatto che la sua caratteristica, quella di essere così versatile, è quella di possedere un po' di qualità di ogni strumento, cioè di varie categorie di strumenti. Ce l'ha solo un po', però ce l'ha.
E adesso voglio essere più specifico. Vediamo un attimino quali possono essere le caratteristiche degli strumenti, no? Per esempio, prendiamo la cantabilità. Cantabilità è quando uno strumento riesce a evocare come un suono di una voce, un canto, quindi che ha le caratteristiche di un canto, una melodia, no? Avete presente un cantante che appunto canta finché ha fiato, può fare una nota, no? Può tenerla a lungo, fare un crescendo durante la nota, eccetera. Ecco, gli strumenti che hanno più affinità con la cantabilità sono senz'altro gli strumenti a fiato, perché usano lo stesso mezzo per produrre il suono, no? Tramite uno strumento, ma sempre fiato sì, fiato è, quindi un flautista, un oboista, un clarinettista può fare delle melodie con note lunghe, perché è proprio la sua specialità. E così gli archi. Anche gli archi, i violinisti con l'arco possono tenere una nota lunga e possono quindi cantare delle melodie. Gli strumenti invece a corda, come la chitarra o anche il pianoforte, e invece non possono veramente cantare come vogliono, perché al momento in cui hanno prodotto il suono, quando il pianista ha premuto un tasto del pianoforte, o un chitarrista o un arpista ha pizzicato una corda, a quel punto il suono se ne va per i fatti suoi e decade, seguendo le leggi della fisica, non della musica come noi vorremmo, no? E quindi la chitarra in questo senso è un pochino, è sicuramente inferiore degli strumenti ad arco e a fiato, come vi ho detto. Però la chitarra, rispetto all'arpa, per esempio, anche al pianoforte, ha una caratteristica diversa, che io le note sulla chitarra ce l'ho sotto le dita. Quindi ho la possibilità di fare una cosa che, Lorenzo, mi dispiace, ma te non puoi fare col pianoforte, fare un vibrato. E questo dà un pochino l'idea del cantare, perché i cantanti fanno il vibrato, infatti. In più facciamo anche il glissato, no? Che sarebbe... E questo permette di dare una specie di cantabilità, no? Perché come ho detto, la chitarra c'è un po' di tutti, però, un po', però ce l'ha. E quindi, per esempio, nel programma che presento domenica prossima, ho fatto una trascrizione dell'aria Lascia che io pianga di Handel, che è un'aria cantata, quindi è lì uso la chitarra cercando appunto di far finta di essere un cantante, usando questi criteri, questa possibilità che la chitarra mi offre, di cantare questa aria bellissima. Ecco, vediamo un po', mi sono scritto due cose, vediamo se ho detto tutto quello che volevo dire. Qualche esempio, per esempio il preludio di Villa-Lobos famoso. In questo caso abbiamo la melodia che è al basso, no? Glissatone, vibrato. Oppure in un pezzo di Alfonso Borghese, la siciliana, Susanna Luce d'estate. Vedete che tra glissare e vibrare si dà proprio l'idea di uno che canta. Va bene, questo per quanto riguarda la cantabilità, quindi fare una nota per volta, diciamo, e cercare di legarla il più possibile per dare il senso del cantato. Però un'altra caratteristica degli strumenti è la polifonia, il fatto di poter fare più melodie contemporaneamente, e su questo il pianoforte è imbattibile. E quindi la chitarra è veramente molto inferiore da questa bella possibilità. Questo perché facciamo un po' di paragoni con tra la chitarra e il pianoforte. Sono strumenti a corda, tutti e due, però insomma ci sono molte differenze tutte a favore del pianoforte su questo piano della polifonia. Vediamo un po'. Uno è un fatto proprio tecnico. E quando Lorenzo vuole suonare una nota,
pigia un tasto e il pianoforte gliela fa. Quindi gli basta un dito per fare una nota. Ma io, poverino, per fare una nota ho bisogno di due dita, uno della sinistra che schiaccia, quindi cerca la nota, e la destra che la pizzica, perché non ho uno strumento che lo fa per me. Quindi ho bisogno di due mani, di due dita per fare una nota sola. Quindi fare una polifonia, quindi un insieme di cose, diventa complicato, richiede un pochino di ingegno, però si può fare. L'altra differenza con il pianoforte è la disposizione delle note. Chi ha una tastiera davanti ha tutte le note bene ordinatissime, bianche e nere, no? Una dietro l'altra, no? Che si susseguono cromaticamente, e ce l'ha tutte lì, e tutte le tastiere sono uguali, e le note sono sempre lì. Invece la chitarra non è così, è cordata in modo tale che la stessa nota la trovi in posti diversi. Se per esempio voglio suonare un Mi di una certa frequenza, ecco, se Lorenzo vuole suonare un Mi ha un tasto che è quello, non è, è solo quello lì. Io invece lo posso fare sulla sesta corda, la stessa cosa l'ho fatto sulla quinta e la stessa cosa la posso fare sulla quarta, come vedete, no? Quindi bisogna avere un po' di ingegno per sfruttare questa cosa, ma bisogna veramente lavorarci, perché se per esempio stai facendo una melodia in posizioni alte userai questo, se sei in queste posizioni qua medie userai questo, se sei in prima posizione userai questo, ma è tutto un continuo cambiare, un continuo elaborare delle strategie per poter fare il più meglio possibile, perché appunto c'è questa complicazione qua. Un'altra cosa poi che è inferiore nettamente dal pianoforte è che la chitarra come estensione ha solamente tre ottave e una quinta. Ora mi spiego meglio, un'ottava per noi musicisti è la distanza tra una nota, poi la scala conoscete tutti, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, l'ottava nota è sempre un do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ed è al piano superiore, è la stessa però al piano superiore, e via dicendo. Per cui la chitarra, la nota più bassa è questa, poi l'ottava sopra, quindi al piano di sopra c'è questa, al piano di sopra ancora c'è questa, e al piano di sopra c'è questa. Sono tre ottave, uno, due, tre. Poi c'è una quinta che si arriva al si. Chitarre moderne come la mia hanno anche un do, ma sì, veramente in tutto il repertorio c'è un pezzo solo che devo suonare questa nota qua. E quindi abbiamo tre ottave e una quinta. Lorenzo, te quanto hai sul pianoforte invece di ottave? Qui ce ne sono una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Capito? È una cosa proprio... Non c'è niente da fare. Questo, ovviamente, questi tre elementi che vi ho detto, sono tutti elementi che rendono difficile fare una polifonia sulla chitarra. Però non è impossibile. Come diceva, un po' lo fa tutte le cose. Perché la polifonia, i flautisti, gli oboisti, i clarinettisti, non possono farla, neanche di due voci, non possono fare niente. Devo fare per forza una voce per volta. Quindi, insomma, loro hanno quella. Lo fanno benissimo, ma c'è solamente quella possibilità. Invece la chitarra fa un po' di tutto, questo appunto volevo arrivare a dire. Quindi qui si può fare la polifonia, ma bisogna organizzarsi abbastanza, no? Però si può fare. Anche, per esempio, io ho fatto una trascrizione di Vivaldi, ora spero che lo specialista in musica antica non si scandalizzi, perché alcuni sono, non lo so, io ho fatto il concerto di Vivaldi, che in realtà è scritto per liuto, due violini e violoncello, perché il basso continuo, mi diceva un esperto, che all'epoca non usava Vivaldi il clavicembalo, ma usava solamente il violoncello, per cui è per quattro strumenti. Oggi si fa molto spesso, l'ho fatto anch'io, per chitarra e orchestra d'archi. Quindi c'è stata un'espansione, chiaramente che un pezzo scritto per quattro strumenti e un pezzo suonato da uno strumento solista e un'orchestra è una bella differenza. Allora ho detto, se loro fanno così, io faccio il contrario, lo ristringo, da quattro strumenti ne faccio uno, no? E allora loro... Sentite che sono delle voci insieme, no? Il basso e l'acuto... Sentite
sentite la, che sono due voci basse, l'acuto, si sente? Certo. Mi rendo conto. Sì. Ecco, oppure anche sentite, sono le due cose che vanno parallelamente, ognuno per i fatti suoi. Quindi è possibile fare anche la polifonia. Non con il pianoforte, ma insomma si può fare. Fiati archi non lo possono fare. Vediamo cosa ho scritto qua. Ah, beh, c'è l'altro elemento, è l'armonia, gli accordi. Anche gli accordi, beh, la chitarra è famosa più che altro per gli accordi, perché chi, i ragazzini vogliono cantare la canzonetta, pensano agli accordi, no? fare un accompagnamento. E l'accompagnamento si può fare con molta facilità. Anche un bambino può imparare gli accordi più semplici. Metti un ditino qua, metti un ditino qua, e viene un accordo di Mi minore, bello confezionato, non so se mi vedete. E gli accordi in prima posizione solamente, senza spostarsi di qua, non andare qua che è pericoloso, si rimane qui a casa. Ce ne sono tanti, si può fare centinaia di canzoni solamente usando questi accordi qua, per cui da questo punto di vista la chitarra è uno strumento molto facile, per quello è lo strumento più venduto del mondo, così dicevano anni fa, non so se ancora vero. Bene, quindi l'armonia, quindi fare gli accordi. Anche lì il pianoforte ovviamente può fare un accordo di 10 note se vuole contemporaneamente, noi ne abbiamo al massimo solo 6, e per costruire l'accordo ci sono sempre i problemi che ho detto prima, il fatto che secondo l'accordatura devi trovare delle strategie, no? Però si possono fare tantissimi accordi diversi e può accompagnare, infatti la chitarra accompagna strumenti che non possono fare, che hanno bisogno di un accompagnamento, appunto come il violino, il flauto, l'oboe, eccetera, e si fanno accompagnare o da una chitarra o da un pianoforte, perché loro appunto l'armonia, gli accordi non li possono fare. Mi seguite? Dico cose comprensibili? Ok. Bene. Essenzialmente volevo dirvi questo, poi che posso dire? Vediamo. Allora, sì, poi ci sono delle cose specifiche della chitarra che altri strumenti non possono fare, che riguardano la musica leggera, più che altro la musica flamenca, che sono certi suoni, no? Tipo questo. Io non sono specialista, però insomma, per darvi un'idea, questo è il modo, il trattamento flamenco della chitarra, no? E quindi il rasgueado, cioè che sono tanti modi diversi di fare il ritmo. Oppure la musica brasiliana, che anche questo è un suono, un uso particolare della chitarra che funziona molto bene, insomma, ci si gode. Poi tutti gli arpeggi. Sono tantissimi modi di fare arpeggi sulla chitarra, che anche quelli sono belli, sia come parti solistiche, sia per accompagnare la voce umana o gli strumenti, come ho detto prima, no? Ad arco, a fiato. Va bene, questo era quanto per quanto riguarda la presentazione dello strumento. Spero di essere stato chiaro. E allora, se il maestro e il padrone di casa mi permette, passerei al programma. Faccio così? Assolutamente sì. Ti volevo fare una domanda. Sì. Riguarda le trascrizioni che tu fai, no? Sì. Anche una volta quando ti ho ascoltato direttamente a casa, quella volta era un altro pezzo, adesso non ricordo bene quale, però quando tu fai una trascrizione di un pezzo orchestrale, no? O meglio, diciamo, quando un chitarrista fa una trascrizione di un pezzo orchestrale, si pone l'obiettivo di dare la sensazione dell'orchestra. Per ottenere questo, no? Forse, immagino io, ci sono degli artifici, cioè non si va a fare una traduzione letterale,
una trascrizione letterale, ma magari si può, diciamo, fare delle, come dire, degli interventi apocrifi dal punto di vista delle posizioni, della tessitura, dell'altezza, del suono, eccetera, eccetera, per dare un senso finale di orchestrazione. È vero questo? Cioè, sì, guarda, sì, ho capito cosa vuoi dire. Ci sono diverse strategie che io uso per trascrivere i pezzi. Secondo, comunque è un po' come dici te, nel senso che quello che mi interessa è l'impatto che viene fuori, no? Per cui più che essere ligio alla partitura, dipende dal tipo di musica, diciamo. Quando faccio la musica barocca, tipo Handel o Vivaldi, come quelle che ho fatti, lì sono un pochino più attento, cioè in realtà sto attentissimo a fare le cose come sono scritte. Addirittura il concerto di Vivaldi l'ho trascritto due volte. La prima volta l'avevo considerato appunto un po' più come dici te, no? Cercando l'impatto, pensando a una solista, come nel caso era il liuto, liuto solista, e degli strumenti che accompagnavano, c'erano i due violini, ma c'era anche, secondo me, il clavicembalo, c'erano degli accordi. Allora io l'avevo scritto facendo proprio la parte solistica identica e gli accordi come funzionavano meglio, no? Poi invece, non so se conoscete Federico Maria Sardelli, che è musicista molto noto, direttore d'orchestra, suo gruppo Modo Antico, che appunto e poi è il curatore dell'archivio Vivaldi, per cui insomma dovrebbe saperne qualcosa di Vivaldi. Io ho detto, guarda che però in questo concerto di Vivaldi, in questo periodo qua storico, Vivaldi non usava il clavicembalo, ma solamente il violoncello. E mi ha mandato il manoscritto, cioè, non l'originale, una fotocopia naturalmente, però insomma che bello, il manoscritto di Vivaldi. Allora lì ho detto no, lo voglio fare proprio come ha scritto lui. Anche perché ho scoperto che, pur essendo quattro strumenti, cioè levando che non c'è il clavicembalo, rimangono appunto liuto, due violini e violoncello. A quel punto lì non ci sono accordi, ma non solo questo, ma molto spesso la parte solistica, ora spero di non essere troppo tecnico, magari parlo ai musicisti che ascoltano, la parte solistica è raddoppiata da uno dei due violini, per esempio, per cui le voci sono tre, le voci reali sono o due o tre. Allora ho detto, caspita, allora è un pezzo, lo posso fare più con un stile contrapuntistico, non con l'armonia sotto, no? come voglio. E allora ho scritto tutte le note come l'ha scritta Vivaldi nel manoscritto, eccettuato cose che non si potevano fare perché era impossibile. Però invece di questo, viene così. Magari per voi è uguale. Tre diverse, una diversa. Qui sono due. Quindi nel caso di Vivaldi, per questo insieme di circostanze, per avere davanti il manoscritto, eccetera, eccetera, sono stato molto ligio. Poi tra l'altro Federico Maria Sardelli mi ha detto anche che non c'erano molte fioriture in quel, non si dovevano fare eccessive fioriture. Parlava proprio di non fare fioriture. Nel secondo tempo, ora io non lo so perché, queste sono cose di specialisti, ma questo. Thank you.
capito, è stato molto, molto asciutto, no? Ho fatto solamente un trillino, si suole ogni tanto. E quindi ho ridotto al minimo, perché nella prima versione mi bizzarrivo, c'è un sacco di abbellimenti, di fioriture, di cose così, eccetera, eccetera. Adesso mi trattengo molto di più, e viene, però è bello, dà un'atmosfera che mi piace molto. Terzo tempo invece c'era più... Vai. Come, insomma, non avevo fatto tutto. Ma si sente bene il suono? Guarda, si sente... notevolmente bene, visto che appunto è direttamente verso un telefono, no? Che sì, è un iPhone questo qui. Bene. Ecco, quindi il terzo tempo era più così, però ecco, questo è un po' il modo in cui ho fatto la trascrizione di Vivaldi. Handel, il secondo pezzo, il secondo autore che presento, è la Lascia che io pianga, l'aria del Rinaldo di Handel. Questa qua, anche lì ho avuto la partitura originale per fare almeno le armonie giuste, non, perché a volte le hanno un po' alterate, eccetera, eccetera. Quindi penso di fare le armonie giuste. Però per quanto... dicevi, scusa? Prima che tu continui, siccome questa è un'aria molto famosa, no? Sì. Ad esempio, io quando la sento, cioè, è una di quelle cose che mi fa piacere. Una delle è molto bella, sì, veramente bella. Di Marilyn, ecco. Marilyn Horne, che è veramente spettacolare. Sì, poi anche era un'aria, la cantavano i castrati all'epoca, oltre che i soprano. E Farinelli era un'aria che cantava Farinelli, insomma, era un pezzo di... è veramente bello. Allora, per renderlo ho fatto diversamente. Visto che il pezzo è per voce acuta, insomma, e orchestra, che fanno gli accordi, però non è che facciano grandi cose, allora, dimenticato quello, ho cercato di concentrarmi sulla melodia e di fare gli accordi corretti che si potevano fare, no? Che poi viene ripetuta diverse volte, quando è cantata, ha lì invece un sacco di abbellimenti. Un sacco di abbellimenti. Allora cosa ho fatto? Ho fatto quello che facevano i cantanti dell'epoca. Li ho copiati, cioè, ho ascoltato tante esecuzioni, Jerusky per dire gli uomini, ma anche molte soprano. C'è un problema, adesso devo risolvere. Poi... E c'è il gatto, scusate, bisogna farci uscire il gatto, sennò quello continua a piangere per 5 minuti. Mi perdonate se vado a fargli. Sì, posso andare, maestro? Sì, abbiamo un gatto, vai tranquillo. Quello piange e deve andare fuori, scusate. Che bella quest'aria, bellissima. Forse allora viene dall'opera Rinaldo di Handel, e racconta di quando ci fu la crociata, Gerusalemme, e diciamo è un racconto, un'opera cristiana, no? Per cui c'era il condottiero. Scusa, faccio una piccola introduzione. Il condottiero, che appunto è Rinaldo, che doveva espugnare Gerusalemme, no? E il re Goffredo, no? Mi pare si chiami Goffredo, promette la figlia Almerina a Rinaldo, no? La bella figlia Almerina a Rinaldo. Però cosa succede? Che i sarraceni, diciamo quelli di Gerusalemme, capiscono che per indebolire il condottiero Rinaldo bisogna rapire
lei la sua promessa. Quindi la rapiscono in modo da costringere lui a liberarla. Poi la cosa avrà comunque successo per la crociata cristiana, ma questa è l'aria che canta Palmerina quando è imprigionata. Ed è giusto. Lascia che io pianga mia cruda sorte. Allora, tornando alla trascrizione, il problema appunto era quello delle varie ripetizioni del cantante, dell'aria, e quindi delle fioriture che andavano fatte. E quindi, come dicevo prima, ho scelto delle fioriture che funzionavano bene sullo strumento, un po' copiandole da come hanno fatto vari cantanti. Ah, volevo dire due cose prima anche su quest'aria. Quest'aria è stata scritta in realtà nel 1705, inserita come danza, quindi non come aria, ma come danza, nell'Almira, che è un'altra opera di Handel. Tre anni dopo ha cambiato le parole e l'ha infilata nell'oratorio Il Trionfo del Tempo. Ed è solo nel 1711 la riutilizza nel Rinaldo, e lì ha il grande successo. Però per dirti, all'epoca non è che facevano tanti complimenti, il pezzo era bellino, lo rivendevano, lo riugavano a destra e a sinistra, era una cosa normale. Questo è giusto per... Allora, ti faccio qualche esempio. L'aria è bellissima, no? Questa. Tante volte, la seconda volta faccio così, per vedere la variante, eccetera. La terza volta faccio... Vuoi già mangiare? Così per darvi un'idea, no? Anche la parte invece, questa qui. La faccio variata, la stessa parte, no? Eccetera. Così, insomma, faceva faccio un po' come fanno i cantanti, insomma, sperando di creare un effetto che sia bello, che non sia lontano da quello che voleva Handel. Ovviamente è una cosa fatta con la chitarra, chiaramente, però cerco sempre di utilizzare degli elementi di realtà del pezzo quando faccio musica antica, quindi di rispettarlo più che posso e fare anche come facevano loro, no? Il fatto appunto di fare tutte le fioriture, le variazioni, per dare proprio il senso di come facevano all'epoca. Ecco, qui con questo finisce. Vado troppo lungo? No, parlo troppo? Tranquillo, così, va bene, benissimo. Fammi sapere. Allora, dopo di questo, finisce la parte barocca e adesso faccio quattro pezzi originali. Faccio una piccola parentesi. Visto che ho cominciato a suonare quando avevo 5 anni, il primo concerto l'ho dato avevo 8 anni, adesso ne ho 73, ho suonato un po' tutto quello che mi piaceva del repertorio chitarristico, che non è sconfinato come quello dei pianisti. E quindi negli ultimi tempi sentivo il bisogno di fare delle cose in cui partecipavo di più, diciamo così, del repertorio normale. Per quello le trascrizioni. Faccio le trascrizioni per avere delle cose fresche, nuove, in cui ci sia qualcosa di me,
qualche modo, no? Non sono un compositore, insomma, questo. Quindi o quello, oppure di avere dei pezzi scritti per me, come questi quattro pezzi. Queste passagioni di Alfonso Borghese, di cui abbiamo parlato prima, questa è la storia. Alfonso aveva scritto questa Abanera d'autunno, molto bella, dedicata a Vincenzo Saldarelli, che era un suo compagno, collega, che suonava in un trio, nel trio chitarristico italiano, molto conosciuto. La Abanera mi piaceva moltissimo, l'ho ascoltata. Periodo lì stavo incidendo un disco per la Naxos e mi mancava qualche minuto, perché la Naxos è come i sacchi di patate, devono pesare un tot, loro vogliono 50 minuti di 55 minuti di musica minimo, mi mancavano 4 minuti e allora ho chiesto a Alfonso se potevo, e anche a Vincenzo, il dedicatario, se gli scocciava se inserivo nel mio disco. Mi ha detto no, mi hanno mandato la partitura e l'ho inciso, infatti fa parte del mio disco, la Naxos è uscita nel 2017 o cosa del genere. Le pezze mi piaceva tantissimo, allora ho detto: Alfonso, ma hai fatto l'autunno, fai anche le altre stagioni, falle tutte e quattro, no? E lui mi ha preso in parola e le ha scritte tutte e quattro e me le ha dedicate. Quindi, una cosa, questi pezzi sono quattro danze, infatti il titolo è Seasons, che non è molto originale, l'ho suggerito io perché non ci viene in mente niente. Chiamarli le stagioni mi sembrava un po'... No, Seasons in inglese. E lui l'ha sottotitolato Quattro danze per un anno. Infatti ce l'ha, perché sono le stagioni. E, visto che Domenico lo conosce, Alfonso, è una persona... È un intellettuale, è un personaggio di una grande cultura, un grande spessore musicale, anche direttore d'orchestra, direttore di coro. Quindi questi pezzi, queste danze qua, le ha scritte in un modo un pochino ironico, ma sempre belle, molto belle, però c'è un filo di ironia anche in come le scrive. Per esempio, nella Abanera d'autunno, l'indicazione per il musicista c'è scritto lentamente con passo strascicato, no? E i pezzi li chiama, visto che li faceva la mattina in pigiama a far colazione, li chiama pigiama stück, no? Quindi il pigiama stück numero uno era la Abanera d'autunno, il pigiama stück numero due è appunto il tango d'inverno, che è dedicato a me ed è un tributo, scrive appunto, parlavo di questa ironia che ha, un tributo a Richard Wagner e Fred Astaire. Cioè, allora, a Fred Astaire perché è un tango. E a Wagner perché ci mette l'accordo del Tristano. Ora i musicisti sanno di cosa sto parlando, gli altri no. Comunque diciamo che l'accordo del Tristano di Wagner è un accordo dissonante, una semidiminuita, che era molto strano all'epoca farlo così, ed era corrispondeva a un personaggio, eccetera. Quindi ha fatto scalpore, sono stati tutti a analizzarlo in mille modi, non ho parlato in tanto. Se andate su Wikipedia, fate accordo di Tristano, ho trovato un sacco di elucubrazioni. E lui l'ha messo per scherzo in questo pigiama stück. Questo è il tango. Eccetera, eccetera. Quindi il tango d'inverno, poi c'è il valzer di primavera. Il valzer di primavera invece è un tributo, diciamo, stück numero 3, è un tributo ai musical di Broadway. Comincia.
sono pezzi complessi anche, però sono un po' sempre scherzosi un po'. Ma poi la cosa divertente è vedere quello che scrive. Nel tango di prima, per esempio, ci sono delle indicazioni divertentissime. A un certo punto fa... perché ci sono spesso musicisti nelle partiture ci mettono dolcemente, a parte rallentando e crescendo, ma anche un po' l'atmosfera che ci deve essere, no? E lui ci mette, per esempio, qua rallentando e rabbrividendo. Ma, però ci sta bene quando va. Eccetera, no? Da indicazione, poi a un certo punto dice cede il ritmo alla passione quando va scusate vediamo invece il se valse di primavera, poi se l'ha detto, la Sicilianuzza d'estate, questa qua è un omaggio a Rosa Balistreri, che è una cantante siciliana che faceva musica popolare siciliana, non so se l'avete mai sentito nominare, ed è molto bella questa qui, è quella che avevo accennato quando parlavo della cantabilità, c'è un'introduzione più libera, e poi c'è questa cantilena alla siciliana. Insomma, mi piace a Ludovica, mi ricordo che gli è piaciuta, quando ho fatto sentire. Da piangere. Molto bella. Va bene, questi sono i quattro pezzi di Alfonso Borghese. L'ho messo dopo Vivaldi e Handel perché, anche se sono danze, c'è sempre un po' un'idea del classico, perché lui era un classico. Dico era perché, non so, Domenico lo saprà, il giorno dopo avermi mandato la partitura ha avuto un infarto e se n'è andato improvvisamente. È stata una cosa terribile. Allora, dopo Borghese... un altro tango. Insomma, in questo programma ci sono quattro tanghi, due abanere, una milonga, un valzer e una siciliana, quindi sono tutte danze. Infatti adesso per i prossimi concerti leverò la parte barocca e ci aggiungo delle altre danze, anche perché sono tutte molto diverse l'una dall'altra, quindi non credo che annoino, spero almeno di no. E volevo fare un concerto chiamato Danze. Ho già fatto un disco che si chiama Danze, un disco però digitale di quelli brevi, che uscirà a febbraio, comunque l'ho già registrato. Allora, un altro tango, questo qui di, ecco, dopo Alfonso Borghese, che è un classico, ho scelto tre autori invece che non sono propriamente classici. Allora, Giulio Clementi è un arrangiatore, compositore, che opera nel campo della musica leggera, ha lavorato con tantissime superstar della musica italiana. E mi ha dedicato questo tango. La storia è che me l'aveva scritto insieme ad altri due pezzi.
per farli per due chitarre che io ho fatto sovraincidendo e sono state pubblicate nel disco della Naxos di cui ho parlato prima. Poi ha insistito molto Giulio, dice: ma fai una parte per chitarra solo o le puoi suonare in concerto da solo? E allora io ho strizzato le due parti e domenica sarà la prima volta che lo suono in questa versione qua. Do un accenno. Un sapore molto diverso da quegli altri, e insomma un pezzo più virtuosistico, insomma c'è da stare attenti. Va bene, questo qui era il tango di Clementi. Adesso cambiamo autore e andiamo a Stefano Mainetti, dove abbiamo una banera e un tango. Stefano Mainetti è un compositore italiano, anche lui non è del campo classico, perché lui fa musica da film e ne ha fatte, mi ha detto, più di 1000, musica da film, teatro e sonorizzazioni varie, insomma, ha scritto un sacco di cose, veramente tanto. E se siamo un gruppo piccolo di amici, posso raccontare i motivi anche, le circostanze per cui l'ho conosciuto, o si perde troppo tempo? Maestro, mi dica lei. Vai, siamo in ritardo? No, ci interessa molto, assolutamente. Che aspetta nessuno. Scusa? Che aspetta nessuno. No, no, voglio essere troppo noioso, questa è una cosa personale, non è tanto una cosa musicale, quindi vabbè, però vale la pena, la trovo buffa, diciamo così. Tempo fa ricevo un messaggino su Instagram, con scritto: Flavio, che piacere di ritrovarti, tu non ti ricorderai di me, ma era quella ragazzina che veniva sempre a ascoltare quando facevi le prove nella villa di mio nonno, non so, e mi ricordo tutto, ma pensa che mi ha colpito così tanto, no, questa musica che facevi così, che me la ricordo tutta, e all'epoca poi ho cominciato a studiare la chitarra classica. E sono andato avanti la chitarra classica, poi ho sposato un musicista, insomma adesso dice, faccio l'attrice, ho cambiato, ma sono rimasto sempre nell'arte, e questo forse un po' anche grazie a te, no, che mi hai mai dato questo grande stimolo, no? E dico, beh, mi fa molto piacere, no? E lei si firmano Elena Sofia Ricci. Io, visto che non guardo la televisione, non sapevo chi era, no? Perché ho detto, ah, grazie, no? Pensavo facesse, non so, le recite in parrocchia, cose del genere. Poi ho visto invece un'attrice famosissima. Allora poi ci siamo telefonati, ci siamo sentiti, e quando sono andato a Roma all'Expo, Guitar Expo, sono andato, mi ha invitato a cena, sono andato a cena da lei, e ho conosciuto suo marito, che non solo appunto è compositore di musica di film, eccetera, ma aveva studiato chitarra classica. Infatti il motivo per cui si sono incontrati era anche quello. Per cui, amante della chitarra classica, allora subito mi ha detto, dai, ti faccio vedere dei pezzi, così siamo diventati amici, insomma. E quindi ho inciso questi pezzi che farò domani, anche questi qua sono nuovi nuovi. Questa qua si chiama Abanera per Maria, che l'ha fatta quando è nata la sua figlia. C'è una piccola, non ve la faccio tutta, la sentite domenica, però diciamo che il tema, dopo una piccola introduzione, dov'è? Che succede? Qualcuno deve chiudere il microfono, forse. Allora. Thank you.
Arioso. E poi un tango sempre suo, tradizionale, però anche lui molto carino. Come fa? C'ho troppi tanghi adesso. Questo qua. Ah sì. Sì, è una canzone, è leggera come cosa, però ho detto perché no. E qui si va all'ultimo autore, sempre un altro tango e una milonga, credo che si possa dire, di Astor Piazzolla, che non ha bisogno di presentazione, sicuramente. Ecco, volevo dire, il pezzo La Panera per Maria di Mainetti l'ho trascritta dal pianoforte, perché era originale per pianoforte. Mentre invece il tango che ho fatto adesso l'ha scritto per chitarra, proprio l'unico pezzo originale, a parte un pezzo di Borghese. Allora, siamo alla fine, gli ultimi due pezzi di Piazzolla. Ecco, per, come diceva Lorenzo, le strategie le ho cambiate totalmente, perché invece di guardare la partitura non l'ho neanche vista, ho voluto ascoltare la versione originale di Piazzolla, del suo quintetto, con Piazzolla che suona il bandoneon. Quindi sicuramente sono sicuro che la fonte è quella corretta, se lo suona lui, e il suo quintetto. Ho cercato di capire l'impatto che faceva e l'ho scritto per chitarra, in questo modo qua. Quindi Oblivion, un pezzo meraviglioso, è stato fatto da trascrizione di tutti i generi, per flauto, orchestra, orchestra, flauto, violino, violino, chitarra, di tutto. Esiste anche una versione per chitarra solo, ma ho preferito fare la mia. Il pezzo cominciava con un problema, perché comincia con questo movimento del basso. E sopra c'era questa melodia, no? Allora, quindi, non può più fare questa cosa qua. Quando parlavo di strategie, no, non si può fare. E allora ho fatto una cosa banalissima, però non ci ha pensato nessuno prima. Che tutti fanno questa nota qua e poi cambiano il basso. Invece il basso è troppo lineare, non va cambiato. Allora io ci ho piazzato un armonico e ho sistemato la cosa in questo modo. E così ci sta tutto quanto, no? Thank you.
Che bello, mi voglio soprattutto. Seconda volta con variazioni, improvvisazione. Che il quintetto nella parte centrale suona senza il bandoneon. Allora non ho continuato facendo la melodia singola e con l'accompagnamento sotto, ma ho fatto il tema della parte B, diciamo, a terze, in modo da dar l'idea, come dicevo, si fa finta, no? Facciamo finta che sia un'altra cosa, ma effettivamente crea un effetto un po' diverso. Quindi bravissimo, bello, mi piace un sacco questo pezzo. Ecco, qui tutte le fioriture le improvviso volta per volta, che mi dà un gusto, faccio quello che mi pare, no? Bellissimo, però non trasgredisco niente, perché anche lui fa così, quando col bandoneon fa delle improvvisazioni pazzesche sul tema, pazzesche veramente. Va bene, l'ultimo pezzo è un tango, Ciao Paris si chiama, di cui ho fatto la trascrizione seguendo lo stesso criterio, cioè ho ascoltato la sua esecuzione e la carta non è anche vista, fa tutto orecchio, sia Oblivion sia questo. E, esisteva una versione per chitarra di Ciao Paris che avevo in casa da tempo, mi piaceva il tema, ma c'era qualcosa che non mi tornava. Allora ho fatto la mia, ecco. E, per cercare di creare l'impatto che c'è in questo pezzo, molto forte, molto, c'è sempre un po' di disperazione in Piazzolla, no? Però sentita da vero uomo. No? Comunque,
cosa ho fatto qui? Cosa c'è da dire su questo pezzo qua? Sì, anche qui ci sono delle parti improvvisate, perché lui fa delle cose impossibili, fa 300.000 note con quel bandoneon, non è possibile neanche pensare di farle, sulla chitarra non ci stanno. Allora ho fatto a modo mio, l'ho inventate io, delle varianti. Ma in questo tipo di musica si può fare, per cui quando nel barocco ero molto attento a tutte le notine, esattamente non volevo cambiare nulla. Invece qui è nello stile improvvisare, è nello stile mettere qualcosa di proprio. E quindi, ah sì, una cosa, ho scoperto anche che c'è un accordo diverso nella versione che gira per chitarra, magari questo lo apprezzano solo i musicisti, non vorrei esagerare, però nell'introduzione che è un po' così. Ecco, cioè questo è l'accordo che è scritto lì, si di settima. Invece non vero mi tornava, cioè ci sta bene, dal punto non è sbagliato, no? Però non mi tornava, allora ho ascoltato bene loro e loro ci fa un do minore, senti che differenza. Cioè, ma è molto più drammatico, eh. E poi c'è il tango. Finito.